Siamo con Alexi Bray, una romagnola di Imola che fa la pornostar. Raccontaci un po' di te. Allora, la pornostar com'è nata? È nata per gioco, era una ballerina, scoperta praticamente in una discoteca di Ferrara, in realtà. Ho lavorato tantissimo a Ferrara, in un locale famosissimo dove hanno lavorato tutte le pornostar, e poi alla fine ho incominciato a far film. Uno dei miei film, tra il quale verrà premiato ultimamente, sarà Tori Scatenati. In più, dopo questi film, ho incominciato a collaborare moltissimo con la 100%, dove faremo e avremo dei grossi progetti in futuro, e mi troveranno nei locali come adesso al The Gamer con novità, perché non farò più spettacoli solo hard, ma andrò incontro a delle novità riguardo a remake televisivi, e quindi spero che la gente mi venga a trovare, mi venga a vedere, perché è tutta un'altra cosa. E che dire, amo il mio pubblico, mi possono trovare su Facebook come Alexi Bray, mi possono trovare con www.alexibray.com. Qualsiasi domanda me la potete fare tranquillamente. Tu non nasci come pornostar, però forse questo era un po' un tuo sogno già da quando eri molto giovane? Sì. Io sono nata in realtà come ballerina, e poi ho avuto delle persone che mi hanno indirizzato per gioco, e da lì ho incominciato. Da lì ho incominciato con questa cosa, con questi spettacoli hard, con queste cose che a me affascinavano, perché comunque ce l'avevo nel sangue, e alla fine qualcuno mi ha scoperto e ha incominciato con delle piccole riprese a farmi conoscere questo bellissimo mondo. Adesso la gente mi conosce, la gente mi segue, la gente mi vuole, e io sono qua per loro. E la vita privata? Allora, attualmente la mia vita privata è impegnata con un attore che collabora con me con la 100%, e gradisco questa cosa per questione che comunque ci capiamo, lavoriamo nello stesso ambiente, ci frequentiamo nei limiti del possibile, perché lui non è di Imola ma è di un'altra città che non è giusto dire, e spero che presto abbia, visto che comunque ancora lui non è alla fama che praticamente sono arrivata io, che prima o poi arrivi alla mia fama, quindi ben venga. Tu ami le moto, sei motociclista, e quindi insomma che cosa fai su queste moto? Perfetto. Di speciale? La domanda che preferisco. Allora, io per tutti i ducatisti sono ducatista, motociclista, ho due moto, 748, 1198, e fra un po' ne prenderò un'altra, e conosco Valentino, comunque questo lasciamolo travisare, e vado in pista, ragazzi, quindi chi ha voglia di venire a fare un giro a Imola e venire a fare un giro in pista con me dando gas, chiamatemi, vengo con voi. Cosa riesci a fare sulle moto? Io piego tanta roba. Dare gas, quando abbassi la visiera non esiste più nient'altro. Non esiste Alexi Bray, non esiste Alessandra, esistiamo io e la mia moto, e in quel momento facciamo l'amore. Io, il vento e tanto gas.